Spazio Innovazione. Buongiorno Alex e un caloroso saluto agli ascoltatrici e ascoltatori. Dove mettete i vostri documenti? Carte d'identità, contratti firmati, moduli spediti, scontrini degli apparati in garanzia? In questa puntata parleremo di gestione documentale, sempre con un occhio alla privacy. I servizi di cosiddetto file sharing o condivisione file sono innumerevoli e normalmente vengono proposti come soluzione di backup e di caricamento delle moltissime foto che facciamo e che poi spesso non guardiamo mai più. Non consideriamo però che questi servizi potrebbero tornarci utili per un altro motivo: la gestione dei documenti di casa. Burocraticamente parlando, gestire una famiglia è un po' come gestire una piccola azienda. Pile di documenti da preservare si accumulano in qualche cassetto e la voglia di ordinarli per categoria è sempre molto poca. Questo senza menzionare il rischio di smarrimento. Il mio suggerimento per voi quest'oggi è: potete utilizzare i servizi di condivisione file per salvarci le scansioni dei documenti da preservare. Iniziate dai vostri documenti di identità, capita spesso di doverli allegare, e poi potete proseguire con gli scontrini, le fatture e le bollette. Nel giro di poco tempo vi abituerete a pensare che, fino a quando un documento non è salvato sul vostro file sharing, non l'avete davvero conservato. La comodità starà nel fatto che i documenti saranno ricercabili per nome e saranno a disposizione ovunque voi siate e vi vengano richiesti. In aggiunta, le dimensioni dei documenti sono molto più piccole rispetto a quelle di fotografie o video, quindi questo vi permetterà di risparmiare anche in termini di spazio utilizzato. Non dimentichiamoci però del nostro occhio alla privacy. Buona parte dei servizi di file sharing, offerti gratuitamente dai soliti noti del web, hanno sempre il loro costo nascosto. Se vi fermaste a leggere, ad esempio, i termini e condizioni di Google Photos, scoprireste che Google si riserva il diritto di utilizzare i vostri file per finalità di marketing, oltre ovviamente per l'addestramento dei propri algoritmi, in questo caso, di riconoscimento delle immagini. Notizia di inizio settembre di quest'anno è che l'Agicom, il garante italiano per le comunicazioni, ha dichiarato di aver aperto un fascicolo nei confronti di Apple, Google e Dropbox per diverse criticità legate alla descrizione molto opaca dei termini e delle condizioni. Per esempio, una delle critiche è che non sia chiaro quale utilizzo questi ultimi fanno dei nostri dati. Il nostro occhio alla privacy quindi oggi si rivolge al progetto Nextcloud, un'applicazione open source, corredata tra l'altro di app mobile, per mettere in opera il vostro cloud personale. Nextcloud può essere installato sia su un vostro server casalingo, ovvero sia un PC a casa, sia su un provider cloud a vostra scelta. Sarò onesto, installare il servizio non è tecnicamente alla portata di tutti, ma riporterò, per chi volesse cimentarsi, le opportune guide passo passo. Esistono, in ogni caso, provider di servizi che offrono Nextcloud pronto all'uso in cambio di una quota mensile. Ad esempio, il provider tedesco Webo Hosting, per 6 euro al mese, vi fornisce 100 GB da utilizzare, potendo gestire tra l'altro il vostro file sharing come se foste voi gli amministratori. In generale, cercate di considerare servizi ospitati all'interno dell'Unione Europea, così da essere certi di essere coperti dal Regolamento Europeo di Protezione dei Dati, meglio noto come GDPR. Come sempre vi ricordo che tutti i link ad applicazioni, riferimenti e guide saranno disponibili nella descrizione della puntata del podcast. Nel salutarvi e rimandarvi alla prossima settimana, ricordate sempre, se non siete il cliente, siete probabilmente il prodotto. Spazio Innovazione.